La galassia è bella perché varia. Bella, succedono cose assurde che non mi so spiegare. Ho paura. Space News! Riverenze a tutta la Valle Spaziale. Benvenuti nella prima edizione del Giornale della Valle. Abbiamo raccolto delle notizie provenienti da tutta la galassia per portarle a voi, perché non c'è cosa più importante della conoscenza assoluta. Che cipirimpimbina stai dicendo? Oggi... Mi fa ridere Cesare che non dice parolacce, scusa. Alcune notizie le abbiamo prese da siti affidabili e altre da siti un pochino meno. E chi se ne frega? Alcune notizie sono molto recenti, altre un po' meno. Chi se ne frega? Alcune news sono divertenti, altre un pochino meno. Chi se ne frega? Perché qui nella valle, ragazzi, facciamo quello che ci pare. Nella valle, valle tutto. Scorpacco. Mamma trova scorpione dentro un pacco di Amazon. Cioè? Sta povera signora Natasha aveva ordinato uno zaino da escursionismo da Amazon. Sì. E praticamente gli è arrivato con un regalino. Cioè, ha aperto il pacco e c'era lo zaino con uno scorpione asiatico morto. Beh, fantastico, magari era anche raro. Che per un collezionista sarebbe una figata. Ma, cioè, oddio, quando te sei lì che apri che cose e ti trovi uno scorpione, il primo problema che ti viene in mente è mo mi punge. Poi ti accorgi che è morto e pensi come collezionarlo, come venderlo. Ma come metterlo dentro a una teca, ne? No, lo scappi urlando. Sei veramente rotto, Cesare. A me piacerebbe avercelo no, dentro no, lo zaino. No. Anzi, lo prenderei come un plus. Tu ordini, cioè tu saresti più sconvolto se ordinando uno scorpione ti trovassi uno zaino. Dici, cacchio è sto zaino? Non ho capito, uno zaino dentro allo scorpione. C'è chi lo va a comprare dentro alla resina e lo paga tantissimo. Amazon ti fa il favore di prendertene uno, magari sì, radioattivo e orrendo. Craccante. Wi fuori. Donna vive in una capanna perché è allergica al wifi. Cosa ti spiego. Rachel, questa donna di Chichester in Inghilterra, una piccola cittadina in Inghilterra, ha scoperto in seguito a forti irritazioni e mal di testa di soffrire di ipersensibilità elettromagnetica. Ora, non è una malattia, non esiste formalmente. Beh, ce l'ha anche quello nella serie TV Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad. Questa, insomma, ha deciso di lasciare casa, lavoro e tutto quanto perché e andare in una capanna. Era allergica al wifi. Così dice, lei così ma dice. Ma che vita schifosa. Ora io mi chiedo, tu però un po' guardare i nostri video. Devi vivere in campagna però per far questo, cioè per andare comunque a vivere in una capanna. La capanna è in giardino. Se io andassi in un'ipotetica capanna in giardino a casa mia, cioè, e aprissi il wifi, avrei comunque 20 segnali. Quindi e lì sta bene, lei sta bene però. Così sembra, così sembra. Però sto pensando anche una cosa bastardissima. Ovvero, ragazzi, invitiamo Rachel all'interno di Space Valley. Compriamo 150 router e 340 ripetitori di wifi e poco alla volta li accendiamo tutti e l'amma. Ma no, non se ne accorge neanche perché non se ne accorge. O inizia a friggere o non se ne accorge. Ma io mi immagino questa, che bellissima, perché è bellissima perché se c'è una tacca inizia grattini. Due tacche, tre tacche invece dopo facciamo test Rachel. Coltel retriever. Cane mangia 20 cm di coltello e sopravvive all'intervento chirurgico. Ah, e questo cane, che si chiama Messi, ha mangiato un coltello di 20 cm. La sua padrona Irene, quando ha visto il cane iniziare a perdere sangue dal naso, ha detto: perché dal naso? Non lo so, ha iniziato a perdere sangue dal naso. L'ha portato dal veterinario e il veterinario gli ha detto: Irene, c'ha un coltello di 20 cm nello stomaco. Ma questo non è questo che mi fa ridere, a me fa ridere proprio che gli sanguini il naso. Ma perché? Perché come nei film, che quando uno viene ucciso, anche quando gli suona qualcuno gli si spezza una gamba. Ma tu che ne sai? Hai mai provato a mangiare un coltello di 20 cm? No, però ti uscirà sangue dal naso. Vabbè, adesso andiamo a provare. Però in realtà potevano aspettare, magari l'avrebbe cagato via. Ma ti scordi che ha retto può dire anale in video. Oddio, l'ho detto. Se il tuo cane inizia a fare la cacca biforcuta, probabilmente c'ha un coltello in pancia. Controlla, non si sa mai cosa mettono in questi croccantini adesso, in giorni d'oggi. Il cane comunque è salvo ed è pure sorridente. Anche la sua padrona, sorridono tutti. Anche il coltello. In attesa di mangiare un secondo coltello, magari di 40 forchetta, centimetri. Una forchetta. Mangiassi un Miracle Blade. Angel Shot. Bar, crea codice segreto per salvarti da un brutto appuntamento su Tinder. Allora, facciamo una premessa e diciamo che cos'è Tinder. Tinder è un'applicazione che ti permette di fare amicizie intime, ma veramente intime e solo intime, perché sì, serve solo a quello. È un'app per incontri. Che all'estero viene abusato. Questa iniziativa si chiama Angel Shot. E in base alle aggiunte che tu chiedi nel drink, i baristi ti aiutano
ad andartene via a gambe levate, o comunque ti organizzano un escamotage per fuggire via dall'appuntamento che sta o andando male o magari ti sei beccato. Super uno. Criptico e super safe. Bellissimo, esatto. Bellissimo. Per farti un esempio concreto, ti faccio vedere il manifesto. Se ordini un angel shot, in base a come lo ordini, il barista agirà in diverso modo. Per esempio, lo chiedi liscio, il barista stesso ti prenderà e ti scorterà all'automobile. Se invece lo chiedi con il ghiaccio, il barista ti chiama un taxi. Se invece lo ordinate con il limone, chiama direttamente la polizia. Comunque, altri locali in tutto il mondo stanno adottando un po' questo sistema. Questa icona dell'angel shot, un po' tutti lo modellano a proprio modo, lo chiamano angelino, angelino. È sempre un angelo salvatore. È un servizio che servirebbe anche qua, servirebbe anche a noi. Se anche a voi è capitato di avere un appuntamento da cui sareste voluti scappare salvati da quest'angelo, lasciate un like qui sotto e commentate raccontandoci la vostra traumatica esperienza. Tutte le ragazze che escono con Nelson. Galleggia. Svelato progetto per la città galleggiante in mezzo all'Oceano Pacifico. Sta aumentando il livello del mare perché si stanno sciogliendo i ghiacci. E quindi hanno detto: come facciamo a far fronte a questo aumento del territorio sfruttabile? Votiamo. Sì. In una città, una intera città, ti faccio vedere le foto. È abbastanza trash da vedere in realtà. È abbastanza. Bellissimo. Ma insomma, quello che sembra un po' da una vita intera. La Riviera Romagnola. Per noi in mezzo all'Oceano Pacifico. Una città di Rimini. Ipertecnologica che risponde a tutte le richieste di qualsiasi essere umano. C'è tutto. Ma la vera domanda è: la cacca va in mare? La pipì va in mare? No, queste sono le domande che io mi faccio, come in aereo la cacca va sulla testa delle persone. Ci fermiamo per un momento e diamo la linea all'approssimativa meteo. Piove tutto! Grazie Ilario, torniamo alle notizie. Sogno, ti pesto! Un uomo ha cercato di strangolare la moglie dopo essersi svegliato a seguito di un sogno dove lei lo tradiva. Ora... A me fa ridere perché mi immagino la situazione di lei che dorme tutta beata come un agnellino sul letto. Lui pure si sveglia. Stai un po' girato. E poi ci mette di con lei poverina che non ha fatto niente. Ragazzi, i raptus di follia sono inspiegabili, cioè, succedono quando meno te l'aspetti. Ma qui non è un raptus, questo è un cretino che ha pensato, cioè, non è detto. Che non riesce a distinguere la realtà dall'attività onirica. Ma quello lì sono è la tua ipotesi. Lui potrebbe o avere flippato il cervello, proprio l'ha abbandonato ed è impazzito in seguito a un sogno che l'ha traumatizzato nel profondo, oppure semplicemente, come spesso capita, si è svegliato pensando fosse la realtà. Ma è quello, suppongo sia quello. È impazzito. Ho capito. Però il brutto è che magari era la relazione più innocua, più sana e più vivida di questo mondo. E lui l'ha fermato la figlia. Ah, se non l'avesse fermato, è salva la moglie. Per fortuna. Boh, io tipo spero di dormire stanotte insieme a Nelson e svegliarmi domattina e riempirlo di pugni nello sterno fino a che non vomita sangue. Perché ho sognato che... Ti tradiva. che mi tradiva. Faceva video con tonno, bastardo. San Elrond. Donna prega una statuetta del Signore degli Anelli pensando sia un santo. Per far smettere la donna di pregare alla statuetta del Signore degli Anelli è servita la nipote che gli ha spiegato essere in realtà Elrond. Lei chi pensava che fosse, scusa? San Antonio. San Antonio. Invece no, era Elrond di Gran Burrone, Signore degli Anelli. Ha un po' quest'aura lui. Sì, ma poi la statuetta sembrava più un santino. Pizzotti. Un uomo è stato condannato a comprare pizze per i poliziotti che aveva insultato. È una bella iniziativa, nel senso che quest'uomo è stato arrestato per molestie nei confronti di poliziotti quando era un po' ubriachevole. Il giudice, per fargli scontare la pena, non è che gli ha detto: beh, tu te ne vai in carcere o tu mi paghi una somma di denaro. No, prendi i tuoi soldi e offri una pizza ai poliziotti. Questa è una fantastica alternativa, perché io credo che il cibo sia, come dire, un mezzo, un veicolatore di solidarietà per riportare la pace. Beh, per lui è molto meno traumatico dover offrire una pizza alle persone piuttosto che pagare dei soldi, e loro si sono fatti una bella mangiata. Prepiccia. Donna diventa ricca restituendo borse false. Adesso qui devo leggere il nome della signora perché è difficile. Si chiama Prepiccia. 41enne della Virginia, Stati Uniti, comprava delle borse costose, poi le restituiva mandando la versione cinese, quindi magari compri una Louis Vuitton e gli mandi quella che compri nella bancarella, così loro ti restituiscono i soldi perché hanno ricevuto indietro il prodotto, ma il prodotto era falso, quindi lei si è fatta uno scatafascio di soldi. Per fare questa cosa ha usato 16 carte di credito diverse in 60 negozi in 12 stati diversi per diffondere le tracce e scappare. Beh, questa è una truffa, però vabbè, tanto se la arrestano devo offrire delle pizze, quindi
Rosini. Un uomo paga le tasse con 300.000 monete da un centesimo. Ma che sbatti enorme. Il caro buon vecchio Nick in Virginia, stufo di tutta la complessa burocrazia americana. Sì, non è solo quella italiana ad essere rompitura di maroni. È proprio stato uno smacco al sistema. Ha proprio deciso di rompere le balle al sistema e pagare le tasse con tutti quei soldini. Non si è limitato a pagare semplicemente le tasse con monete da un centesimo, è che ha dovuto spendere ulteriori 1.000 euro per pagare carriole per trasportare tutte queste monetine e persone che comunque le portassero su. Quindi ci teneva proprio tanto a rompere le palle. Ci teneva, diciamo, proprio a rompere i maroni. Io le tasse le avrei pagate in pizze. Shamkol, inventata la birra da doccia. E già, per essere alcolisti in tutti i luoghi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari. Il birrificio Pang Pang ha creato questa birra che è molto piccola. Aspetta, perché... sono cinesi. Non lo so. È molto forte in bottiglie molto piccole. Sono 10 gradi per 18 cl di birra. Quindi è tipo una bottiglietta grande così, spannatissima. Cioè la mandi giù e sei tipo il bello è che se ti ubriachi così tanto da non trovare neanche più i prodotti per la doccia, questa birra non puoi solo berla, puoi anche usarla come balsamo per i capelli. Sapete che cosa potete fare anche nella doccia? Mangiare della pizza. Maratona? Non lo so, si è persa. Una donna si perde durante una maratona e riappare dopo 12 ore. Kitcher, la donna in questione, stava, come dire, facendo... Alieni! No, stava facendo questa maratona in Florida. E pensava tra sé e sé: sì, ma come faccio io a fare una maratona del genere? La gente come fa ad arrivare al traguardo? Pensava talmente tanto a questa cosa, cioè la opprimeva talmente tanto che a un certo punto si è trovata in mezzo a dei tralicci elettrici. E a quel punto dici: ma do cazzo sono arrivato? Ma che cazzo sto a fa? E do sto arrivato? Cioè, ha attraversato 150 stati? No, lo sto inventando io in realtà. Cosa sta succedendo? No, in realtà quando è arrivata ai tralicci elettrici ha detto: bene, mi sono persa. È una persona che non capisco come possa succedere questa cosa. Come fai a correre una maratona che già di per sé in una maratona sei in mezzo a tanta gente? Pensi e ti perdi e finisci a... cioè, ti perdi per 12 ore e mezza giornata. Come fai? Io continuo a rimanere fisso sulla mia idea che siano stati gli alieni. Oppure le pizze. Ah. Ma poi pensate alla gente che magari era in città o era dove era, che stava vivendo la sua vita normale di tutti i giorni, si vede una cretina in tutina con il numero della maratona correre di fianco. No, io me la immagino tipo in mezzo ai tralicci, che come nei videogiochi quando incontri i muri. Continua a correre. Continua a correre e però non si muove. Oh, sono in mezzo dei tralicci. Cast. Se vi è piaciuto Space News vi chiediamo un like qua sotto. A 2500 pubblicheremo un'altra puntata. Fateci vedere il vostro supporto e lasciateci un commento qua sotto. Scriveteci: polmone sacciforme semplice di anfibio. Condividete il video se pensate che la galassia sia un posto magico, strano, meraviglioso, pieno di cose tutti i colori, tutti... e inutili soprattutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguiteci sui social network che trovate in descrizione e mangiate delle pizze. Se sapete di qualche notizia particolare, strana, che è successa da qualche parte nell'universo, ditecelo. Diamo la linea!